Noè ha 22 anni e vive in una roulotte. I suoi genitori sono giostrai di lunga tradizione e si sono sempre spostati con roulotte, camper e giostre al seguito in giro per tutta l'Italia. Ma quando era piccolo, invece che giocare trotto volanti e macchine da scontro, Noè preferiva stare rinchiuso nella sua roulotte e disegnare vestiti. Suo padre però non ne voleva sapere. Per lui il mondo della moda è un mondo frivolo, incerto, privo di valori. E allora, secondo voi, Noè ha rinunciato al suo sogno? Wow! E benvenuto! Wow! Vai, appoggia pure. Dietro le scatole c'è questo mio amico che si Esatto! chiama Noè. Ciao Noè! Ciao, vai, presentami a lei. Ciao! Com'è? Che bello! Tutto bene? Vai, accomodati. Che bello! Te c'è una storia fantastica, c'è proprio una di quelle storie straordinarie. Prima stavamo parlando che noi forse, tra virgolette, abbiamo avuto la fortuna di avere i genitori dalla nostra parte. C'è chi gli ha messo il calm down Esatto. e ha dato l'ultimatum. A me anche, mi sono stati tanto dietro, però mi hanno sempre detto prima lavoro, prima la scuola e poi lo sport e tutto il resto. Te, hai fatto tutto da te, sei stato un uomo Sì, fantastico. diciamo in parte sì. E quando è che hai capito? Ma io forse il giostraio non lo voglio fare. Cioè, cos'è stata la cosa che ti ha fatto dire diamoci da fare e ripartiamo? Io penso che una risposta proprio non c'è, in che senso? Perché sono nato così. Cioè, io ho sempre saputo che volevo fare questo, Ma fin cioè da da piccolo quando ero proprio. piccolo, sì. Quindi E non c'è stato un disegnavi? momento. Disegnavi abiti? Sì, disegnavo abiti orribili inizialmente, Orribili? No! ovviamente alle Hai provato a elementari. fare un abito di quelli che hai disegnato? Sì. Il mio primo abito è stato un abito che disegnavo da anni. Cioè, per un sacco di anni hai disegnato lo stesso abito. Sì, Come cioè, quando fai lo stesso sogno per come un un sacco di sogno. Esatto, Esatto, che esatto. bello. Che Volevo che figata. fosse il mio primo abito. Giusto. E adesso una meta? Cioè, io so che vai al Pitti, è vero? Esatto. È la mia quarta collezione che presento. La Sì, quarta sì. collezione. Sì, La quarta collezione al Pitti? sì. Sì. Sì, Fantastico. esatto. Quanti anni hai? Scusa, 22, Ho giusto? 22 anni, sì. No, È un vabbè, un bimbo, cioè io ne ho 20, però pischello. vabbè. Siamo bimbi, dai. Esatto, Siete siamo bimbi, bimbi. stupendi. E chi è stata la persona che proprio ha creduto in te quando in realtà non, magari nessun altro credeva in te? È stato praticamente quello che oggi è il mio titolare, tra virgolette. E cosa ha fatto? Ma che ti racconto proprio Esatto, tutta la storia? suspense, dici, Va dici. bene, In breve, grazie. perché io sono curiosissima di vedere cosa c'è là dentro, Bene, sarò Vai. brevissimo. Un giorno andai a comprare dei tessuti in un posto. Mi portò una sarta che mi disse: se tu vai lì, ti cadono gli occhi, no? Perché sapevo un po' il mio mood, cioè cosa mi piace disegnare. E sono andato in questo posto e gli occhi veramente non li ritrovavo più perché erano caduti a terra. E questo signore mi ha detto: tu stai guardando i tessuti come nessuno in 20 anni che faccio questo lavoro ha visto. Io non so chi sei. Mi ha detto: però voglio vedere quello che fai. Lui vende, cioè vendeva tessuti e ancora oggi vende tessuti. Io gli ho fatto vedere due foto dei miei abiti e lui mi ha detto: facciamo così. Tu disegni una collezione e poi facciamo una sfilata insieme. E com'è andata? È andata che sono nella mia quarta collezione e io sono il direttore creativo di quell'azienda. Capisci? Madonna, i brividi, che Capisci? bello. Lui si chiama Eligio, no? E io dico sempre che nel mondo dovrebbero esserci più Eligio, insomma, no? Nel Perché. mondo vogliamo più Eligio. Lanciamo un Hashtag più Eligio. hashtag. Hashtag più Eligio, esatto. Beh, adesso io non so te, ma Cosa io voglio aprire queste stupende. Sì, ma da morire scatole. proprio. Dai, dai, Cosa c'è illuminaci. dentro? Prima Paola. Paola? Ah sì, riguarda anche Paoletta, è me. tutto tuo. Wow. Sì. Wow. Ecco, questo è un abito a sirena che ho disegnato con questo scollo. Ma va, che roba! Come Come finisce? ti ci vedi? Sì, Con lo con un po' di strascico. Guarda, abbiamo uno strascico, sì. specchio, no? Allo strascico. Abbiamo No, sempre il nostro amico vabbè. specchio, se vuoi, girati, Aspetta, guardati. mi sento una principessa, una Black Princess. Princess. È Sai che sei un po' bellissimo. rock. Apriamo la seconda scatola. Di tutti, no? Ed ecco il secondo abito. No. Oh mio No, vabbè. Dio! È No! bellissimo!
Beh, ma questo è quando ti sposerai. E addirittura... No, è anche da sposa, no, Noè? Questo è un abito da red carpet, cioè... Da red carpet, mi ci vedo? Sì. Beh, ma è bellissimo, ma grazie! Stupendo! Troppo, troppo bello. Io lo rimetto dentro perché il mio è bianco, quindi ho paura di sporcarlo. Sì, sì. E adesso, per ringraziarti, so che qualcuno è bravetto a cantare. Ah, sì, c'è la chitarra qui. Questa canzone si intitola, non a caso, La vita che ho deciso. E? Ho deciso. È stata brava? Perfetta. Ottimo. Allora, attacca. La vita che ho deciso l'ho scritta come un libro di frasi da citare, come frecce da puntare. La vita che ho deciso io la volevo forte, come le mani di mio padre per farmi attraversare. La vita che ho deciso, il mio più bel vestito, aspettando un'occasione come fosse una stagione, come una buona idea a cui non rinunciare, con gli occhi rossi di chi corre perché non può più aspettare. E sfrecciano i ricordi tra i grovigli di emozioni, ci sarà un momento per restare soli e fisserò la porta da cui te ne puoi andare, perché niente, niente può più farmi male. Sei tu il mio secondo cuore, sei l'estate che mi fa spogliare. Sei tu il mio secondo cuore, una luce che riesce a entrare. C'è sempre bisogno di te, c'è ancora bisogno di te, ho sempre bisogno di te, tu me. C'è sempre bisogno di te, adoro il bisogno di te, da sempre ho bisogno di te, tu me. C'è sempre bisogno di te, più me. Preso! Grazie! Beh, sappi che io quando faccio le gare canto sempre una canzone. E quindi se ti va di venire alla prossima gara, così te la canto dietro. Esatto. Mentre tiro. Ne farò una apposta proprio. Ah, okay. Che dice forza, forza, esatto, forza, 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 beve. Forza, dai, è tutta spacca. Forza, beve, che la vita è una figata. Esatto, grandi. No, bello, ragazzi, io sono veramente contenta e sono pure un po' emozionata. Sono contentissima. Pure io, davvero. E niente, adesso facciamo un mega video selfie. C'ho il telefono sempre pronto. Mio papà mi ha mandato un messaggio, come sta andando. Vieni, vieni, amico. Vieni qua. Mi siedo tra di voi. Tra di noi, vieni, sì, vieni in mezzo, bravo. In the middle of the way. Allora, ultima domanda. Perché la vita è una figata? Vai, Noè. Perché è piena di sorprese. Per te? Perché quando cadi ti rialzi e sei più figo e più forte di prima. Beh, allora è figo. Figata, grazie.